E Marmaglia, ben ritrovati nella baia. Questo video toglierà l'ansia da aggiornamento firmware a tutti voi. Recentemente è stato rilasciato un nuovo strumento per l'aggiornamento del firmware dei visori Quest, che consente di eseguire l'upgrade semplicemente collegando il visore al PC tramite la USB e seguendo una procedura su una pagina web di Meta. Bellissimo, se non fosse che questa pagina, almeno per il momento, pare non funzionare. E quindi entro in gioco io! Ogni mese farò un nuovo video in cui vi parlerò delle novità, aggiunte e nuove funzioni del nuovo aggiornamento e vi fornirò i file della nuova versione del firmware per aggiornare manualmente Quest in tutta autonomia grazie a questa guida. Disattivate l'adblock e fate ripartire il video con le pubblicità e salpiamo subito alla scoperta su come aggiornare manualmente il firmware dei visori Quest. Per prima cosa, per aggiornare manualmente il firmware dei visori Meta, vi serve un PC, un cavo USB e scaricare i due archivi che trovate in descrizione. Si chiamano ADB e Update. Scaricateli entrambi. Per semplificare le cose e lavorare in ordine, create una cartella sul desktop e chiamatela Update Quest. Dentro questa cartella dovete mettere i due archivi che avete scaricato. Cliccate col tasto destro sull'archivio ADB ed estraete il contenuto in una cartella con lo stesso nome. Ora prendete l'archivio update e trascinatelo dentro la cartella ADB. Cliccate col tasto destro del mouse sulla cartella ADB e cliccate su taglia. Adesso andate in C2 o qualunque sia la lettera del vostro driver principale e incollate la cartella ADB qui dentro. Questa procedura va fatta soltanto una volta, non sarà necessario rifarla ogni volta che dovrete aggiornare il visore. L'unica cosa da cambiare ogni volta all'interno di questa cartella è l'archivio update, che dovrà essere sostituito col nuovo archivio update ogni volta che ne esce uno. Ora prepariamo il visore per l'aggiornamento. Senza accendere il visore, collegatelo al PC col cavo USB. Tenete contemporaneamente premuti i tasti accensione e volume meno per 4 secondi e dovrebbe apparire un menu nel visore con varie opzioni. Se questa schermata non appare oppure il visore si avvia normalmente, da visore spento, provate invece a premere il tasto volume più, sempre per 4 secondi. Con i tasti volume spostatevi sulla voce Sideload Update e premete il tasto di accensione per confermare. La luce del visore dovrebbe accendersi di viola, significa che il visore è pronto per ricevere l'update. Attenzione, perché adesso c'è un piccolo passaggio da smanettoni da fare, quindi seguite alla perfezione queste istruzioni. Andate nella barra di testo in basso a sinistra del desktop, accanto al tasto Windows, digitate la parola prompt, tra i risultati comparirà l'eseguibile del prompt dei comandi, fate clic col tasto destro e quindi clic su esegui come amministratore. In questa schermata non dovete cambiare nulla, dovete solo scrivere questa riga di testo: cd spazio c2\adb. Ovviamente se la vostra lettera non è C, dovete cambiare C con la lettera del vostro drive principale. Premete invio e inserite questa riga di comando: adb spazio sideload spazio update.zip e premete invio. Partirà un caricamento al termine del quale il visore sarà aggiornato. Potrebbe capitare di ricevere un messaggio d'errore al seguito del quale l'aggiornamento viene interrotto e non eseguito. Questo perché è molto probabilmente o avete già la versione di questo firmware installata, oppure perché la vostra versione è più recente. Questo quindi significa anche che con questa procedura non si può fare rollback, cioè tornare a una versione precedente del firmware. Siete in tanti a guardare i miei video, ma molti di voi non sono iscritti. Ragazzi, qui non si parla soltanto di gameplay e banalità varie. Come vedete è un canale molto vario e completo in cui trovate notizie sempre aggiornate e perfino guide tecniche. Quindi iscrivetevi e attivate tutte le notifiche. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e fatemi sapere tra i commenti se siete riusciti ad aggiornare il firmware sul vostro Meta Quest. Poi se volete supportare il canale potete lasciare qualche doblone nel forziere della baia utilizzando il tasto super grazie che trovate sotto al video. Bene, siamo giunti alla fine e quindi grazie per la visione completa. Dal vostro capitano Ben è tutto, vi attendo nella baia. Un saluto Marmaglia. Ho ho!